Un'iniziativa, come abbiamo visto, nata e rilanciata sui social. E allora andiamo a vedere con il collega Luca Pompei quali sono stati i commenti proprio sui social. Buongiorno, buon pomeriggio Luca. Sì, ciao Fabio, sì, abbiamo voluto anche noi proporre questa notizia sul nostro profilo Facebook. Vi faccio subito vedere la notizia che abbiamo rilanciato sul nostro profilo Facebook. Io apro 1501, ma intanto Fabio, tanti messaggi di solidarietà per tutti i ristoratori e per i sacrifici che stanno affrontando in questo periodo. Ovviamente non sono i soli ad affrontare sacrifici, ma lo stanno facendo in modo particolare. Poi un richiamo alla responsabilità, e come abbiamo sentito anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria, cercare di rispettare comunque le disposizioni e la normativa. E poi anche qualche critica. Qualcuno dice prima hanno imposto ai ristoratori di fare investimenti per attrezzare i locali alle disposizioni di sicurezza e poi li hanno fatti chiudere. Non è così che ci si comporta. Insomma, tanti, tanti messaggi di solidarietà, vicinanza e sostegno ai ristoratori. Io ne approfitto, Fabio, anche per dirti che da poco abbiamo pubblicato la notizia, le dichiarazioni del presidente Marsiglio dopo il vertice con il ministro Speranza per quel che riguarda la fascia arancione. Puoi immaginare la raffica di commenti a questa notizia che abbiamo appena pubblicato sul nostro profilo Facebook. Nel pomeriggio, tra l'altro, vi annuncio quasi certamente un'intervista al presidente Marsiglio da parte del nostro Enrico Giancarli. A te la linea, Fabio.